Amici miei, finalmente mi trovo a Reggio Calabria, volevo fare un piccolo video, non so se mi sentite molto bene perché c'è molto vento. Volevo fare un piccolo video per quanto riguarda la gara di ieri, per quanto riguarda Formula 1 2019 del Gran Premio d'Australia. Partiamo subito col fatto che le qualifiche di sabato, parlo per Ferrari, non è che siano andate molto bene, ben 7 decimi da Bottas, Hamilton era un decimo, quindi ci sta, vuol dire che Bottas ha fatto la magia il sabato, solo che quei 7 decimi non è che erano molto, non erano pochi insomma, però la Ferrari diceva che avevano abbastanza, vediamo un po' con il passo gara, e alla fine tutti abbiamo visto la gara e sappiamo com'è andata a finire. Oltretutto, anche per quanto riguarda il sabato, mi ha stupito la Renault, che ha fatto undicesimo e dodicesimo. Ora, ovviamente è il Gran Premio d'Australia e quindi non si può dire molto, anche perché siamo la prima gara del campionato, quindi già non è che possiamo dire molto, anche perché dobbiamo aspettare un po' il Bahrain, che è già un'altra pista, anche perché l'Australia, come dicono tutti, non conta niente, vediamo un po', anche perché ai test invernali di Barcellona la Ferrari aveva spiccato come non so cosa, quindi boh, è un bel gran punto di domanda. Per quanto riguarda la Honda invece, la Red Bull non è andata male, Gasly non è che abbia fatto granché, però Verstappen ha fatto veramente bene, anche un bel sorpasso su Vettel. Poi Mercedes, Bottas ha dominato veramente tanto, gli ha dato addirittura 20 secondi alla fine della gara Lewis, quindi è tutto da decidere ancora. Ferrari non si sa cosa sia successo, a quanto pare il Vettel aveva chiesto per via radio il perché era così lento, a quanto pare si dice nel paddock che era appunto un problema di turbo, quindi può essere che l'affidabilità del motore Ferrari possa dare piccoli problemi, speriamo che risolvono questo problema, speriamo che non sia proprio meccanico, e quanto detto forse c'è anche da discutere anche per quanto riguarda Leclerc, che a Ferrari ha deciso di lasciarlo dietro a Vettel, ma secondo me evidentemente, siccome non aveva senso far passare Vettel, anche perché Verstappen era irrecuperabile. E una cosa che non mi ha entusiasmato, diciamo, è il fatto che Leclerc, non so perché Ferrari non abbia deciso di farlo fermare per cambiargli le gomme e casomai fargli fare il giro veloce, visto che, non so se avete letto, a quanto pare se si fa il giro veloce si è tra i primi 10, si dà un punto. Ne avevamo parlato la scorsa volta ed è ufficiale. Noi, come sempre, ci vediamo, a parte questo video che uscirà oggi, che è lunedì, se non sbaglio, spero, anzi, ci vediamo questo venerdì con un altro video che sono a Reggio Calabria, che vi faccio vedere un po' la città, vediamo un po' come vanno nel prossimo Gran Premio e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!